si è parlato di turismo e mobilità sostenibili al Bosco di Don Venanzio a Pollutri, con un incontro promosso da Lega Ambiente Abruzzo per discutere di sviluppo in un'ottica di sistema, dalla costa alle aree interne. La riserva regionale diventa bike station e green hub del progetto Trabocchi Mob, a cui partecipano la Regione Abruzzo, la provincia di Chieti, la Camera di Commercio Chieti Pescara, GAL e DMC Costa dei Trabocchi. Giuseppe Di Marco, presidente regionale di Legambiente. Perché parlare della Via Verde a Pollutri nel bosco di Don Venanzio? Qual è l'attinenza? Diciamo che stiamo ragionando in un'ottica di sistema, non solo costa ma anche entroterra. Si sta lavorando insieme con gli attori territoriali, dalle amministrazioni, il collegamento tra il comune di Pollutri e il comune di Casalbordino, che permette di fruire, diciamo, dalla costa dei Trabocchi alla riserva naturale del bosco di Don Venanzio, trekking e mountain bike, ma anche un discorso che va oltre il tema della mobilità sostenibile, della crescita della ciclabilità interna insieme con il GAL, con le DMC, con la Regione Abruzzo, un progetto a nostro avviso straordinario se pensiamo che tempi addietro rincorrevamo modelli per noi sbagliati di sviluppo, basti pensare alla lotta contro l'ombrina mare. Oggi al centro c'è la costa dei Trabocchi, c'è questo grosso brand turistico che però per avere la giusta forza a nostro avviso deve guardare dentro il territorio, deve mettere a sistema l'entroterra e creare un connubio con le forze economiche e sociali del territorio in modo da dare una risposta sì sostenibile ma che tenga al centro anche la valorizzazione delle nostre qualità enogastronomiche, della nostra industria innovativa e tanto altro che parla appunto di innovazione. Si fa quindi rete sul territorio, spiega il direttore del GAL Costa dei Trabocchi, Carlo Ricci. Si sta facendo rete. Questa rete a cosa serve? Noi, che siamo il gruppo Costa dei Trabocchi Mob, che si occupa di mobilità sostenibile per il turismo e di cicloturismo, riteniamo che sia strategico sviluppare una rete ciclabile nell'entroterra della Via Verde. E abbiamo fatto un progetto con il GAL Costa dei Trabocchi che è andato avanti anche nel periodo di lockdown per individuare tutti i percorsi già esistenti, metterli in rete e realizzare questo sistema di circa 300 km di percorsi ciclabili che si trovano nell'immediato entroterra della Via Verde, collegati alla Via Verde attraverso bretelle che formano degli anelli e si collegano alle stazioni per consentire l'intermodalità treno-bici. La Via Verde non è ancora aperta ufficialmente, anche se in tantissimi ormai ne fruiscono, è ancora un cantiere, però proprio per questo bisogna lavorare adesso per sviluppare questa rete al meglio. Sì, diciamo che l'orizzonte è, non dico la primavera 2021, ma anche questo inverno, perché diciamo la verità, lo sviluppo del cicloturismo può essere anche un modo, un piccolo tassello di quello che dovrà essere il rilancio che dobbiamo tutti costruire per il post pandemico. Adesso questo significa avere un turismo più diluito, più distribuito sugli ampi spazi, utilizzando quelli che sono i trend in questo momento prevalenti, come quello appunto del turismo in bici, e cogliendo questa opportunità come territorio, perché noi abbiamo la Via Verde che è l'attrattore comunicativo, è il sogno, perché è veramente un percorso meraviglioso. Dobbiamo però fare questa rete che consente di raggiungere tutti gli highlights di tipo culturale ed ambientale dell'immediato entroterra e poi magari nel futuro anche verso la Maiella in bici. Oggi si usano bici elettriche che quindi superano le pendenze con facilità, si usano bici ibride che quindi vanno su tutti i tipi di fondi, non hanno bisogno di una strada perfetta e quindi il nostro territorio si può candidare sul serio ad essere una meta cicloturistica. Dalla costa dei Trabocchi alle aree interne, si diceva, per arrivare fino al Parco Nazionale della Maiella, il direttore Luciano Di Martino. Perché parlare del Parco della Maiella a Pollutri nel Bosco di Don Venanzio? Allora, il Parco Maiella è arrivato al Bosco di Don Venanzio attraverso il recupero della vite selvatica, quindi questa vite che è il progenitrice della vite coltivata e di cui in Abruzzo esiste una sola popolazione, quindi una pianta rarissima, nella Leccesa di Torino di Sangro. Il parco, insieme alle riserve, quindi di Torino di Sangro e di Pollutri, ha avviato già 5 anni fa
un progetto di salvaguardia e riproduzione della vita selvatica, e poi ha utilizzato questi individui riprodotti per creare una nuova popolazione proprio qui nel bosco di Don Venanzio, questo bellissimo bosco planiziale che è unico nel suo genere e che è veramente raro a livello nazionale, e poi ha anche rinforzato il popolamento già esistente all'interno della Lecceta di Torino di Sangro. Perché il parco fa questo e perché può farlo? Perché il parco della Maiella, anche se ha come simbolo il lupo, in verità svolge anche molta attività nel campo della tutela della biodiversità vegetale. Pensate che ha ben due giardini botanici, poi ha una banca del germoplasma, che è una struttura in cui vengono conservati i semi di tutte le specie rare selvatiche, ma anche di tutte le cultivar agronomiche in via di estinzione, ed oggi questa banca del germoplasma ha anche superato i confini del parco perché è diventata, in accordo con la regione Abruzzo, una struttura di riferimento appunto regionale. Inoltre abbiamo anche il vivaio per la riproduzione delle piante autoctone, quindi quando abbiamo recuperato la vite selvatica a Torino di Sangro, poi siamo riusciti a riprodurre le talee presso il nostro vivaio, ma non solo, anche in accordo con altre strutture private abruzzesi.